Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dice Legacy, un gioco sviluppato dai Destiny Beat, uno sviluppatore italiano. È un gioco davvero molto particolare che diciamo cerca di cambiare un pochino i canoni classici dei giochi di sopravvivenza, dei survival, insomma dei village builders, se vogliamo, perché qui andremo ad affezionarci ai dadi. È tutto basato interamente sui dadi. Il gioco, non dico ovviamente perché non è sempre scontato, è in italiano e possiamo iniziare dallo scenario del nubifragio, che ovviamente poi ci andrà a sbloccare gli altri. Il gioco non so ancora dirvi quanto costi su Steam, perché il gioco è in uscita il 9 di settembre e potrete vedere il video in concomitanza o il giorno dopo l'uscita, dipende quando poi deciderò di pubblicare il video. Possiamo abilitare il tutorial, cosa che facciamo subito, e scegliere il livello di difficoltà. Siamo in difficoltà normale e possiamo scegliere i dadi di partenza, che sono questi. Possiamo rimpiazzarli con dei dadi ascesi, che credo arrivino da precedenti partite, ma in questo caso non possiamo cambiare perché non ne abbiamo, appunto. Abbiamo una nuova partita con il re naufragato, altri personaggi invece non li abbiamo, ma hanno a loro volta una condizione di sblocco, quindi qui distruggere completamente un accampamento, 30 d'oro, forgia un dado costrutto, ascendi un dado e compi la profezia. Insomma, questi sono altri personaggi che possiamo interpretare all'inizio del gioco. Il gioco è ambientato in un mondo un po' particolare, perché è un mondo che ricorda molto Halo, è un mondo ad anello. Questa è stata una trovata un po' particolare che mi ha spiazzato quando l'ho vista. Dice Legacy è un gioco che offre un'esperienza unica in un mondo flagellato da rigidi inverni, pieno di pericoli e di misteri. Sperimenta, insomma, questo è il mondo. E noi arriviamo su una nave nel mondo che poi andremo a colonizzare. Questa nave è un pochino così, un po' steampunk a dire la verità, con questa nebbia, con questa foresta, insomma. Andiamo a vedere. Ho visto un'intervista di, mi pare, Alessandro da multiplayer.it. Il gioco mi ha incuriosito molto, poi ho avuto la fortuna di poterlo portare, di poterlo provare, e ringrazio gli sviluppatori per questa possibilità. Ok, siamo arrivati, l'estate è iniziata. Praticamente con Alt più il tasto sinistro possiamo bloccare un dado, lanciare i dadi con il tasto qua del lancio, prendere e posizionare un dado. Quindi i primi passi, vediamo un po'. I dadi sono i tuoi lavoratori. Infatti lui diceva in questa intervista che noi ci affezioneremo ai dadi. Ogni dado appartiene a una classe indicata dal suo colore. La faccia superiore di un dado indica l'azione che può compiere. Premi la barra spaziatrice per lanciare tutti i dadi della riserva. Lanciare un dado consuma la sua durabilità. Se la durabilità di un dado scende sotto lo 0, il dado morirà. Premi Alt più clic sinistro per bloccare un dado così che non possa essere lanciato. Va bene, questo è quello che dobbiamo fare. Al momento non ci sono altri tutorial da vedere, quindi in questo caso tiriamo il dado col tasto spazio. Ok. Quindi possiamo prendere il dado e lanciarlo. Questo è il dado del villico e ogni dado, vedete, ha una sua faccia e una sua durabilità. In questo caso, vedete, è uscito la costruzione. Shift più il tasto sinistro, prendo il dado, posso piazzarlo in un punto. Recupera, lavorare. Questo è il dado lavorare. Questo è il dado costruisci. Voglio costruire casse di cibo. Qua ci sono rottami. Qua c'è la cucina. Quindi piazzo il dado qua. Posso? No, non posso evidentemente. Vediamo se posso piazzare questo. Alt più clic. Blocco un dado. No, non posso, non me lo fa piazzare, a dire la verità. Quindi non lo so. Non... Qua possiamo muoverci, muovendoci in avanti, andiamo a esplorare la mappa. Allora, cerchiamo di capire come funziona, perché questo costruisce edifici. La cucina l'abbiamo già in corso. Hai preso la durabilità di un dado usando cibo. Ok, però l'obiettivo è completa la cucina, quindi abbiamo bisogno di un... non so, posso tirarli di nuovo? Posso tirarli quanti volte voglio? Ah no, scende la durabilità.
Allora, in pratica, se io piazzo il dado qua è della faccia corrispondente, quindi in questo caso posso fare quello. Devo trovare il martello. Vediamo un po', il martello c'è, ma in effetti potrei tenere questo dado, che lo metto lì, e ritirare gli altri. Nessuno di questi va bene, ritiro ancora. Il martello mi va benissimo, lo tengo bloccato. Questo non posso. Perché non posso? Vabbè, allora facciamo così. Prendiamo il martello così e lo piazziamo qua. Così andiamo a completare l'edificio. E abbiamo 20 secondi. Prendiamo questo, lo posizioniamo qua, che recuperiamo questi dettagli qui del... Ok, prendo questo e vado a prendere questo. Ok. Basta, direi. Luoghi. Abbiamo il tutorial sui luoghi. I luoghi vengono generati all'inizio della partita. I dadi possono essere utilizzati nei luoghi per raccogliere risorse consumando la durabilità del luogo. Quando la durabilità del luogo scende a zero, il luogo viene distrutto. Perfetto, abbiamo visto un'altra cosa interessante. Quindi in questo caso tra 4 secondi dovremo completare la cucina e qua invece dovremo recuperare del legname. Quindi in questo caso abbiamo recuperato. Abbiamo costruito la cucina e qua praticamente ci possiamo piazzare un dado per migliorarne la durabilità. Va bene, costruisci una casa, quindi prendiamo la casa. Ah, ci serve del legname, quindi dobbiamo mandare della gente a costruire. Quindi ritiriamo i dadi, prendiamo questo e ci prendiamo. Questo non so cosa sia, però dobbiamo consumare la durabilità dei dadi per prendere del legname. Perché infatti qua vedete che abbiamo legno, legno ne abbiamo 6 per fare la casa. Ok, adesso possiamo farla. La casa la piazziamo qui. Perfetto, e dobbiamo piazzare un dado costruttore, quindi ci piazziamo questo che va a costruire, eventualmente possiamo tirare di nuovo per dargli un altro supporto. In realtà i dadi iniziano a perdere un po' di durabilità, quindi dobbiamo mandarli a mangiare. Menu di costruzione, costruire nuovi edifici. Gli edifici richiedono diverse risorse e devono essere costruiti all'interno del proprio territorio. Alcuni edifici richiedono di essere sbloccati tramite l'albero delle tecnologie prima di poter essere costruiti. Gli edifici possono essere demoliti per recuperare risorse. Gli edifici potrebbero prendere fuoco e andare in sciopero per varie circostanze. Qua conterà anche l'amministrazione che andremo a trattare. Allora, praticamente qua abbiamo recuperato uno di legname. Abbiamo bisogno di un altro. Di un altro tiro di dadi per vedere se troviamo un altro lavoratore, ma non abbiamo. Però raccogli cibo. Abbiamo bisogno di cibo, quindi mandiamo uno di questi dadi lì. Però ci mandiamo un dado che ha ancora una buona durabilità. E qua in 40 secondi recupererà un po' di cibo. Quindi qua vediamo il cibo, qua vediamo il legno, qua vediamo la pietra, qua vediamo l'oro, il ferro, il grano, la birra e le erbe. È figo come concetto, è molto figo. Allora, se io volessi ripristinare su tiro di nuovi dadi, questo dado qui inizia ad essere un po' sofferente, quindi lo piazzo qui, posso piazzargli del cibo, prendo del cibo e gliene piazzo uno lì. Ok, quindi in questo caso questo dado recupererà un po' di durabilità, ne aveva 6, tra 16 secondi vediamo cosa succede. In questo caso i dadi sono quasi tutti a lavoro, uno dei tuoi dadi ha poca durabilità. Lo mandiamo lì e lo facciamo mangiare, quello che abbiamo appena visto. Interrompi i lavori, ti è premuto clic destro su un luogo, un edificio per interrompere i lavori e riprendere i dadi. No, 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 va bene. Adesso, questo sta finendo, però me ne servono due in realtà, quindi ritiro i dadi finché non trovo... Cavoli, scendono tutti velocissimi. Mannaggia. Allora, abbiamo recuperato questo dado che è tornato 14. Voglio ripristinare la salute anche di questo dado, mettendo del cibo qui. Tiro i dadi ancora finché non mi esce. Ok, il martello. Ok, adesso possiamo costruire la casa, la prima casa. Credo che una casa in più ci dia un dado in più, presumo, immagino. Qua costruiscono. Qua intanto abbiamo altre cose. Abbiamo una miniera di pietra. Possiamo mandare qualcuno a lavorare, però in realtà non sono messi proprio benissimo quei dadi, quindi attendiamo. È uno strategico veramente coi fiocchi, devo dire, perché ne avevo sentito parlare, l'avevo sentito presentare, ma non l'avevo mai provato. E devo dire che non è male. Abbiamo recuperato questo dado che è 16. Voglio ripristinare questo. E la cosa tattica interessante è che... Beh, intanto posso mandare questo dado lì, però mi muoiono, mannaggia. Perché ogni volta che ritiriamo i dadi, loro perdono di durabilità.
Gli slot, allora vediamo un po', luoghi ed edifici, possono richiedere risorse dadi, accetta solo facce così e il risultato viene moltiplicato per la forza della faccia, generalmente permette di ottenere più risorse da un luogo. Accetta qualunque faccia appartenente alla classe del colore, qualunque faccia, qualunque classe, accetta una risorsa, accetta solo facce di questo tipo. Ok, questo l'avevamo già mezzo capito. In questo dado qui, che ha durabilità bassa, aveva 5, lo riprenderemo a breve, ma non potremo più utilizzarlo per questo round. Infatti è tornato a 13, quindi ritiriamo i dadi, continuo a sbagliare. Ok, abbiamo questo dado che è messo piuttosto bene, lo mando qui a raccogliere, lo mando qui pietra. Ma non lo so, della verità, se mi serve già mandarlo là. Qua raccogliamo erbe. No, voglio mandarlo... miniera di ferro, dai, lo mandiamo in miniera. Questo dado è messo un po' male, il prossimo turno lo mandiamo. Questo non so cosa sia. Direi che al momento non abbiamo altro, quindi ritiriamo il dado. Questo lo mando a mangiare. Ci serve cibo, quindi dobbiamo mandarlo a produrre cibo. Il cibo era qui, mannaggia, il terreno di caccia. Vabbè, non abbiamo altro, ritiro i dadi, mi serve questo. E così recuperiamo un po' di cibo e riusciamo a sostentare quello che stiamo spendendo per ripristinare. Non è legato essenzialmente a... il timer che esce, cioè noi possiamo avere fretta, possiamo aspettare, però questo va a consumarci un pochino il... magari succede qualcosa per cui serve tempestività e lì dobbiamo organizzarci. Veramente interessante come cosa. Tra l'altro adesso tra 17 secondi vedremo quanto cibo ci recupera la caccia, perché adesso tra 10 secondi, adesso noi stiamo aspettando che mi rigeneri anche l'ultimo dado che stava per morire. E intanto abbiamo recuperato un po' di ferro, infatti ne abbiamo uno. Vediamo, tra 4 secondi vediamo quanto cibo riusciamo a recuperare. Dato che... uno dai, buono. Dato che non riusciamo in questo gameplay comunque a vedere tutte le classi, a vedere tutte le cose, lasciatemi comunque un commento e ditemi se vi può interessare il portare questo titolo in live. Ritiriamo nuovamente, andiamo a recuperare altro cibo, assolutamente. Poi probabilmente lavorando lì diminuisce ancora di più la durabilità del dado, quindi abbiamo delle erbe che al momento non ci servono. Qua sono... possiamo usare più dadi, quindi possiamo recuperare legna. No, io recupererei pietra. Questo è il combattimento, ma al momento non mi serve, non abbiamo ancora scoperto nulla. Quindi tra poco avremo un'altra cosa. Vedete, in questo caso non posso sfruttare nient'altro, quindi sono costretto a tirare il dado. Il problema è che dovrei aspettare che mi rientri, almeno possiamo accelerare un pochino il tempo, mi rientrino questi dadi che poi perdono durabilità pure loro. Voglio fare cibo ancora perché mi serve, quindi aspetto. Questo è un'abilità di costruzione, quindi costruisci un campo di grano e un municipio, quindi produzione, campo di grano, lo piazziamo qui e gli mando questo a costruirlo. Perfetto, se ne avessi un altro potrei farlo, non avevo guardato quello. Costruisci un mulino. Il mulino ci serve 8 di legname e 2 di e 4 di pietra, quindi 8 di legname che non abbiamo e 2 di pietra, quindi stiamo già per perdere la partita. Recuperiamo la pietra, mi servono lavoratori però, quindi devo aspettare che mi recuperino altro cibo e ci mettiamo al lavoro nuovamente. Scusatemi, ma sto registrando questo video prima di partire per le ferie perché ci tenevo a farvelo vedere e non ho più voce dopo una giornata di lavoro abbastanza complicata. Quindi recuperiamo legname e recuperiamo la pietra. Ok, e questi due qui lo mandiamo qua e almeno iniziamo la produzione del campo di grano. Adesso dovremmo poi diventare probabilmente una casella lavoro questa, infatti. Questo aspettiamo che arrivino tutti i dadi in modo che si possa cominciare. Ok, abbiamo recuperato tutti i dadi, tiriamo nuovamente e mandiamo. Dobbiamo recuperare uno e dobbiamo averne un altro, però intanto vabbè, intanto mandiamo ancora la cava di pietra e mandiamo ancora a fare della legna perché ci servono entrambi. Questi con la spada no, quindi in questo caso
non ritiriamo quei due dadi lì, perché secondo me andiamo a perdere un po' di possibilità. Voglio ritirarli tutti. Inizia a fare freddo, inizia l'inverno. L'inverno si avvicina. Presto i tuoi campi si congeleranno e avventurarsi nel terra selvaggio diventerà pericoloso. Dobbiamo assicurarci di avere abbastanza legno per alimentare il caldaio e il vapore. Dobbiamo sopravvivere. Un po' anche Frostpunk qua. Comunque, dobbiamo ritirare i dadi. Aspetto i 4 secondi che mancano lì. Ok, ritiriamo tutti i dadi. Mannaggia, c'è andata malissimo. Dobbiamo, no, mannaggia, mando questo lì, prendere legna come se non ci fosse un domani, ritiro di nuovo legna e legna e pietra, sì, dai, la spada non ci serve. Dobbiamo costruire anche un municipio, ci manca praticamente tutto ancora, e dobbiamo tra l'altro mandare qualcuno anche a... Vabbè, ritiriamo, speriamo mi esca. Ok, finalmente riusciamo a fare il grano, riusciamo a produrre un po' di cibo. Tanto poi ghiacceranno d'inverno, immagino, ma va bene, aspettiamo, vediamo. Ok, abbiamo il grano, ora dobbiamo mandarci altri due a lavorare, quindi attenzione, questo sta per morire, quindi gli metto del cibo. Posso mettergliene più di uno? No. Non abbiamo niente, possiamo andare ancora a scavare qualcosa, il legname ci manca, anche quello non è proprio messo benissimo, mandiamo anche fare questo e basta, acceleriamo. L'obiettivo è sopravvivere all'inverno per battere questo scenario, ma dobbiamo costruire anche la caldaia a vapore. La caldaia a vapore mi sembra un po' prioritario rispetto a tutto, però non so, abbiamo anche l'officina di ricerca. Benessere, caldaia a vapore. Attenzione, qua primo evento. Il concilio sta proponendo nuove leggi per il tuo regno. Deforestazione forzata. All'inizio di ogni stagione tieni 2 di legno per ogni foresta all'interno del distretto dei cittadini. Prosperità. La casa può essere usata da tutti i dadi. Pattuglia antincendio. Gli edifici all'interno dei distretti di villici non possono prendere fuoco. La casa può essere utilizzata da tutti, ok, ok, abbiamo fatto una scelta, ma ci serve 5 di ferro, credo sia il ferro, e non ce l'abbiamo. Quindi il ferro bisogna andare a scavarlo immediatamente perché credo sia una questione di priorità. Quindi io prendo questo, lo mando lì. Concilio ha approvato una legge. Le leggi. Ogni stagione il concilio si unisce e chiede l'approvazione di una legge. Diverse classi di dadi propongono leggi diverse. Le leggi hanno potenti effetti che possono cambiare il corso della partita. Approvare una legge proposta da una classe aumenterà la loro felicità, ma diminuirà la felicità di tutte le altre classi che hanno proposto leggi rifiutate. Alcune leggi sono più rare di altre, contrassegnate con un sigillo di cera. Scegliere di non approvare nessuna legge non influisce sulla felicità sulle classi. Ok, la felicità. Ah, qua in alto. Le classi, la classe, abbiamo solo quella normale dei lavoratori. La classe arrabbiata applica un pericoloso effetto negativo che può mettere in pericolo il tuo regno. Molte azioni modificano la felicità di una classe, come ottenere per dare dadi e provare a rifiutare leggi. Se troppi dadi appartengono a classi arrabbiate, potrebbe iniziare una rivolta. Una classe continua a esistere finché c'è almeno una faccia appartenente a quella classe in gioco. Ok, molto interessante. L'inverno è giunto, tutto ghiaccia, i campi di grano non possono essere lavorati, le caldaie a vapore accese prevengono il congelamento dei dadi usati nel loro raggio. Che spettacolo! Esplorazione. Puoi interagire con i luoghi e gli edifici all'interno del tuo territorio. Puoi espandere il territorio usando i municipi. Per fare ciò costruisci un municipio. Ok. No, e poi è figo perché possiamo andare a costruire anche il l'ospizio addirittura. Converte in qualunque dado in un dado villico. Ah, ok. No, la forgia per craftare i dadi costrutti. L'officina di ricerca che ci apre il pannello della ricerca, che è veramente molto ampio. Questo è il concilio che si riunisce ogni fine stagione. Abbiamo deciso di votare. Va bene. No, volevo fare il ferro io. Volevo fare un po' di ferro perché ho bisogno di tirare di nuovo. Oh, aspettate che questo... voglio dargli da mangiare. Ok, accelera. L'aspettare favorisce il passaggio della stagione. Comunque sono tutti felici qua. Ok, dai, tira i dadi di nuovo. Allora, questo non è proprio messo benissimo, questo dado qui. Quindi io non lo farei. Io lo manderei a mangiare. Non abbiamo altro da poter usare, quindi io mando a mangiare quello. E intanto mando avanti la partita. Tanto moriamo male come al solito. Non è che ci siano molte altre scelte. Lavoratore,
dovete farmi un po' di ferro adesso perché devo fare la caldaia. La caldaia perché sennò mi gelano i dadi. 5 dobbiamo farne, non ce la faremo mai. Vedete che qua il campo è inutilizzabile, non ci sono più le caselle. Quindi non so cosa fare. Non so cosa fare, tiro i dadi di nuovo. Ok, abbiamo un sacco di lavoratori. Beh, questo va a mangiare. L'altro va a mangiare la prossima. I due lavoratori vanno a fare subito uno di pietra, uno di legno e basta. E poi aspetto ancora un po' perché c'è il rischio che... Ok, questo mi è tornato normale. Adesso ho bisogno di questo. Quindi mangi anche tu. E poi ci serve qualcuno che vada a produrre un po' di cibo per tutti. Quindi... Ok. Ok, aspettiamo che rientrino tutti. Ok, tira di nuovo i dadi. Ok, perfetto. Quindi tu vai ancora a fare della... No, 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 non della pietra. Del ferro mi serve. E basta, credo, perché qua non possiamo più costruire niente. Quindi accelera. E no, tira i dadi qua, io fretta. Devo andare a fare assolutamente del cibo. E devo fare dell'altro legname. Poi le risorse si consumano. Raccogli erbe, che le erbe sono comunque gelate. Sta gelando tutto adesso, quindi c'è il rischio che... Mannaggia, ho tirato i dadi per sbaglio, pensando di mettere in pausa. Mannaggia. Vabbè, il ferro... Ok, questo è congelato. È congelato, quindi non si muove. Chissà quanto ci vorrà. Dovremmo rimetterlo nell'edificio della... devo tirare ancora. Mannaggia, si è messi malissimo qui. Sì, lavori lì, bravo, e tu produci altro cibo perché il cibo mi serve. La spada niente, ti ho dato ancora, mannaggia, tirato per sbaglio, mettilo lì e mangia. Perfetto, dai, accelera un po' il tempo. Ok, quello è tornato, vediamo chi deve tornare ancora, quello lì. Ok, possiamo costruire il benessere caldaia e vapore. Vedete che ce lo piazza sotto una zona interessante, perché non li fa ghiacciare. La mettiamo qui. Dobbiamo mandargli un lavoratore, ma al momento non ne abbiamo, quindi vado a vedere. Mi si stanno congelando tutti i dadi, cibo. Lavoratore no, tira i dadi ancora. Mannaggia, non, questo è messo malissimo. Vai a mangiare anche tu. Sì, ci affezioniamo ai dadi, sì, inizio a capire questa mentalità dello sviluppatore che ha detto, perché soprattutto perché quando ce li carieremo avremo i dadi belli, ci affezioneremo, sì. Comunque mi servono due lavoratori, uno l'ho trovato, devo trovarne un altro adesso. Questo non può fare niente, quindi passa il turno. Mannaggia, anche tu lavori, mannaggia, vai, fai un po' di cibo, va. E non posso tirare i dadi adesso. Quindi vai a fare un po' di cibo anche tu. E poi... No, devo tirarlo un po' a cazzo. Ok, ce l'ho fatta. Ok, lavora e fammi questa cosa, così posso scongelare i dadi. Mi consumerà legna però, ho paura. Infatti, prendo la legna, la metto qui. E ha 2 di legna, ok. 3 di legna. Ok, e inizia a produrre... il calore, vediamo un po' se riusciamo a scongelare i dadi. 3, 2, 1. Ok, produce calore, mamma mia che bello. Posso scongelare i dadi? Ah no, posso mandarli. Eh no, fammi tirare, fammi questo, voglio farlo mangiare. Mi ha recuperato un bel po' di cibo però. Dai, producilo veloce. Ok, così non mi si congela più il dado. Allora, lavora qui, che la zona che copre è questa, quindi non so come fare. Posso bloccarli in modo che non li butto. Ah, ok, soprattutto quelli con la poca durabilità. Potrei prendere con alta più sinistra, ma è congelato, quindi non posso scongelarlo. Posso neanche metterlo lì, cioè è proprio congelato, fino a primavera questo me lo sono giocato. Adesso sta finendo, quindi dovremmo andare a rimettere. Ok, tira il dado, lavoro di costruzione. No, non posso, dai, tu vai e mancia.
Sì, ma cavoli, mai mi è successo di arrivare comunque a giocare così parecchi minuti e non essere riuscito ancora a fare molto e avere ancora molto da esplorare. Questa è una cosa molto positiva per un gioco, non me lo aspettavo. Qua mi fa un po' di roba, io direi che potresti fare... Cibo no, direi che potresti fare un po' di quello. Questo invece non mi serve a niente, quindi lo potrei lasciare lì. Questo è un lavoratore, no, faccio rientrare l'altro. Ho buttato il tiro perché potevo comunque... Allora, congelato. I dadi congelati possono essere lanciati e utilizzati, possono essere curati in un tempio o in una taverna, oppure si scongeleranno da soli all'inizio dell'estate. Quindi, se volessi fare una taverna, cosa posso fare? Scuola, municipio, benessere, taverna. Mi serve una birra che non posso, come faccio a farla? O un tempio. Vediamo un po', manipolazione, vasca di potenziamento, no, militare, caserma, avamposto, economia, avamposto commerciale, agilità dei mercanti, no, il tempio, dov'è il tempio? Ufficio delle tasse, produce oro, speziale, taverna, piazza, ospizio, no, il tempio, dov'è? Obelisco, bloccato perché servono le ricerche, scuola. Converto in dato villico in dato cittadino. Abbiamo solo villici adesso. Mannaggia. Il campo di grano è inutilizzabile. Qua vedete che ci sono il fine inverno. Siamo a fine inverno, quindi possiamo accelerare il tempo. Che succede se aspetto oltremodo? Ok, la neve si è sciolta, sta tornando il caldo, siamo riusciti a superare e si sono scongelati tutti. Ok, raccolta forzata, inizio di stagione, scavi forzati, bisogno di ferro. No, io voglio iniziare col cibo. Ok, quindi diminuisci. Adesso leggi, ne abbiamo due. Più due di grano e la casa può essere usata da tutti. Ah, perché li potevo mettere in casa in modo da... produce nuovi dadi villici. Uno e due, mettiamo due dadi lì e mi producono un altro dado. Ah, ma che spettacolo, che carina come cosa. Mi serve ritirare i dadi adesso perché ho bisogno di ottenere questo. Allora, questo non è messo proprio benissimo, ma chi se ne frega. Vediamo se... eh sì, mi ho prodotto un dado nuovo, ecco che si inizia a scoprire sempre di più come funziona questo titolo. Devo dire che è davvero davvero fighissimo come gioco e non vedo l'ora magari di portarvelo in live quando tornerò verso metà settembre. Per intanto io salvo la partita, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io lo trovo uno tra i più fighi di quest'anno, credo di aver provato, ed è anche un orgoglio italiano. Quindi fatemi sapere, commenti qua sotto e alla prossima. Ciao ciao.